20 gennaio 2012, siamo al Comitato di Radicali Italiani, la prima giornata, Gianni Colacione in compagnia con Andrea De Liberato, che è membro del Comitato Nazionale e ha appena fatto il suo intervento, un intervento appunto diviso in una parte di analisi e una parte di proposta. Molto interessante la parte, io tengo, che appunto riguarda la proposta, e dobbiamo parlare con lui se ce la illustra, perché insomma si parla di un'iniziativa che potrebbe essere anche una risorsa radicale. Le analisi, diciamo, sono analisi credo assolutamente non originali, e che quindi chi ha seguito i radicali in Italia dovrebbe conoscere. Ma la mia così modesta proposta, nata su una mailing list, nasce dall'aver constatato l'entusiasmo con cui 1.200.000 cittadini elettori italiani hanno sottoscritto i referendum sulla legge elettorale di Di Pietro. Purtroppo dei referendum scritti male, Di Pietro ha fatto un po' una figuraccia, anche perché dovrebbe essere insomma comunque uomo di legge e di diritto, e quindi sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale come avevamo previsto, perché ci sono state decine di referendum radicali nel passato bocciati in base alla stessa giurisprudenza. Per correttezza vorrei dire che anche Parisi ha fatto una figura, anche lui una figuraccia, ci aveva detto in un'intervista che aveva avuto il supporto giuridico di circa 60 costituzionalisti, non so bene, ma mi sembra che poi alla fine... No, c'erano questi costituzionisti e anche dei nomi prestigiosi. A me proprio viene il dubbio, siccome è difficile credere che Zagrebeschi o alcuni di questi non conoscono il diritto, probabilmente hanno voluto dare un assenso politico. Beh, e hanno rimediato pure loro un po' una figuraccia, diciamo, perché questo grande costituzionalista per la Corte Costituzionale ti boccia. Adesso lasciati i giudizi della Corte Costituzionale, che ricordiamo Marco Pannella chiama sempre la suprema cupola della mafiosità partitocratica, da tanti anni senza essere mai stato perseguito per questo, anche oggi che è facile perseguire Marco perché non ha incarichi istituzionali, non è in Parlamento, quindi potrebbe essere denunciato e arrestato come ogni cittadino. Allora, visto l'entusiasmo con cui hanno firmato 1.200.000 persone questi referendum, non solo secondo me per cambiare la legge elettorale, ma perché istintivamente gli elettori italiani hanno capito che quello poteva essere un sassolino gettato nell'ingranaggio mostruoso della malapolitica per fermarla. E infatti vediamo come il PDL stia difendendo il Porcellum ancora in questi giorni. Allora io credo che un altro calcio nelle parti basse, un altro pugno in faccia che possiamo dare alla mala politica putrefatta e perversa del nostro paese sia appunto l'abolizione dei finti rimborsi elettorali. Finti rimborsi elettorali perché lo sappiamo, spendo uno, incasso 10. Tra l'altro incasso 10 per 5 anni, ma se anche c'è la legislatura è abbreviata, come è successo a tanti partiti, quelli che erano in Parlamento nel 2006 e non ci sono tornati nel 2008, due esempi, Rifondazione Comunista o Partito Socialista, hanno continuato fino all'anno scorso a prendere i rimborsi, quindi sono per 5 anni anche se la legislatura si interrompe. Un furto vero e proprio perpetrato alle spalle degli italiani, partiti che costano decine se non centinaia di milioni di euro l'anno, questo forse molti non lo sanno, ma il PDL o il PD costano circa 200 milioni l'anno, partiti di media grandezza come l'Italia dei Valori o l'UDC 50 milioni l'anno. È una vergogna, soprattutto in un momento di crisi come questo, soprattutto perché mangiando dalla greppia di questi contributi finti, perché il finanziamento è stato abolito proprio per un referendum radicale, allora vengono chiamati rimborsi elettorali, ma il rimborso è quando tu mi rimborsi quello che ho speso, non quando mi dai 10-15 volte in più quello che spendo. Credo che con grande entusiasmo gli italiani firmeranno e l'esito sarebbe plebiscitario. Allora questo può rivoluzionare la politica, una politica non più finanziata alle spalle dei cittadini, ma una politica che dovrà essere finanziata dagli elettori, dai cittadini, cioè quei partiti che hanno veramente dei militanti, veramente sapranno raccogliere fondi bene, quelli che non li raccolgono. È da terminare, è da finire questo sistema qui. Si sa, secondo me gli italiani sono d'accordo, secondo me può essere veramente una vittoria radicale. Andrea, tornando un attimino al comitato, come ti sembra che sia iniziato, diciamo, questa fase, che il primo comitato post congresso di Chianciano, partecipazione, nuovi, diciamo, componenti?
mi sembra che sia iniziato molto bene. Abbiamo confermato la presidente Giulia Simi, tutti sono presenti, qualcuno che nel primo appello non era presente è arrivato poi poco dopo, perché molti compagni non sono di Roma, Daniele Carciaro, ad esempio, che è arrivato adesso, viene da Livorno e altri. C'è stato un rinnovamento in parte rispetto all'anno scorso, non ho ancora sentito parlare i compagni nuovi, però Marta Gemma non c'era l'anno scorso, mi viene in mente Michele Menciassi. Ha parlato Riccardo Cristiano. Riccardo però c'era l'anno scorso in comitato. No, il comitato no. Ah no, perché sta sempre qua Riccardo, quindi pensavo che fosse... Nel frattempo ci sta facendo le foto, dobbiamo dirlo. Ah ecco, sì sì, lo salutiamo. Mi è piaciuta molto, devo dire, la relazione di Mario Staderini, credo che sia riuscito in una cinquantina di minuti a toccare veramente tutti i temi, tutti i problemi, a fare davvero un quadro di quella che è la politica radicale oggi, molto preciso, molto puntuale. Adesso starà anche a noi svilupparlo nei prossimi 2 o 3 giorni qui. E, però ancora sui referendum, quando lancia la prima proposta, mi ricordo ci fu una reazione che mi colpì favorevolmente di Gianfranco Spadaccio. Adesso voglio dire, siamo anche culturalmente di provenienze diverse, Gianfranco comunque nasce da una sinistra socialista, socialdemocratica, no? Sono una persona di estrazione liberale, c'è un abisso politico che ci divide in quanto a capacità, cioè Gianfranco Spadaccio è un politico vero, non è stato segretario del partito, è stato parlamentare, io sono un dilettante della politica, abbiamo anche spesso polemizzato tra di noi proprio per queste impostazioni anche culturali diverse, quindi mi ha fatto molto piacere che lui l'avesse subito supportata. E invece poi non so, glielo chiederò, perché adesso è qua, perché poi sei stato eletto in comitato, il primo giorno è molto incazzato Angelo Bandinelli, io poi cercai una volta sommessamente di spiegargli che sarebbe stato eletto, lui non ci credeva, invece mi ha fatto piacere, già al primo comitato c'è, e Angelo definì questa mia proposta di referendum geniale e peregrina. Come geniale mi è piaciuto molto, perché sentirsi dire geniale da Bandinelli, insomma, con tutto il suo prestigio, sia politico che culturale, poi non è uno prodigo di complimenti in genere, anzi, quindi. E però su peregrina gli ho detto, ma perché geniale e peregrina? Però non mi ha mai risposto, adesso magari tornerò di là e glielo chiedo. Ho sentito però anche parlare di questo domenica scorsa Marco Pannella durante la sua conversazione domenicale, quindi con le mie scarse forze io provo a promuoverla questa idea. Perché se per tanti anni c'è stata negata la seconda scheda e si diceva ormai i referendum non si possono più fare, perché poi arriva il monsignor qualcuno, arrivano alcuni partiti e dicono non andiamo a votare, allora si sommano quelli che avrebbero dovuto votare no, che non vanno a votare, più i naturali astenuti, e non si raggiunge mai il quorum. Io credo che su cose come il finanziamento pubblico ci sia ormai una tale rabbia nella popolazione italiana che rischia davvero di sfociare in qualcosa di brutto, nel movimento dei forconi dove non si sa se c'è Forza Nuova, ci sono i mafiosi, rischia di sfociare in manifestazioni di fascismo. Invece se questa rabbia noi da liberali la riusciamo a canalizzare verso qualcosa di liberale, come per esempio il principio che i partiti non vanno pagati dalla greppia dello Stato, ma vanno nel caso finanziati dagli elettori, dai cittadini, dagli iscritti. Ecco, credo che facciamo veramente il bene del nostro popolo, che finalmente può avere delle risposte, non quelle dei neofascistoidi, tra cui includo anche Grillo e manifestazioni, cioè il popolo viola, quindi sono fascio comunisti, li chiamo io, sì. Sono fascisti di sinistra, cioè, ecco, invece credo che sia il fascismo, sia di destra che di sinistra, possa essere sconfitto da delle proposte liberali e radicali e vere. E la prima che vorrei lanciare è questa qui. Leviamo i finanziamenti che sono tornati sotto forma di finti rimborsi elettorali ai partiti. Questo già sarebbe un grande passo di moralizzazione della politica, secondo me. Sì, a chiusura chiusiamo, è molto bello. Commento questa tua appunto proposta con una piccola informazione che diamo sul web, che qualcuno già avrà, che negli Stati Uniti, paese che insomma abbiamo sempre come riferimento, anche lì sono già un po' da tempo, ma insomma hanno una legge elettorale che è con le primarie, quindi una cosa in prospettiva molto lunga, e cominciano le cene elettorali, perché lì ovviamente non ci sono finanziamenti pubblici, insomma, e ci stava la notizia che Obama sarà il primo presidente che cenerà all'Apollo,
teatro storico, e costerà 28.000 euro partecipare a questa cena. È il prezzo per non avere finanziamenti pubblici. Chi può finanziare il partito? È il prezzo della libertà. E poi proprio Obama, che citavi tu, ha anche cambiato un po' le regole, perché mentre per molti anni, chiaramente campagna elettorale costa molto in Italia, figuriamoci in America, si parla di centinaia di migliaia di dollari. Quando ci fu, come si chiama, quello del partito Libertarian, adesso mi sfugge, e che fece un po' il terzo incomodo all'epoca, sì. Ross Perot, sì. Quando Ross Perot fece il terzo incomodo tra Bush e Clinton, Ross Perot l'ha potuto fare perché era uno stramilionario che ha che spese, credo, 180 milioni di suo, sì. Allora, quindi come ho passo parte dell'anno negli Stati Uniti, conosco, e lì per tanti anni, certo, c'è un elettorale, soprattutto con un candidato presidente, era costoso, minimo 5-10 mila dollari, adesso addirittura mi dici 28 mila, sì, euro, quindi, dollari, quindi parliamo 35 mila dollari, sì, per cenare con Obama. Però proprio Obama ha cambiato, ci sono anche sistemi diversi, e Obama viene fuori, ricordiamoci, attraverso dei finanziamenti nel web, dove tu potevi lasciare anche un dollaro, 5 dollari, 10 dollari, raccolse tanti tanti soldi così. Perché sennò potrebbe sembrare, ah, allora solo i ricchi potranno andare a finanziare. Non è affatto vero. Obama, che mentre l'establishment democratico americano voleva un'altra candidata e voleva Hillary Clinton, si sa, Obama si è mosso sul web, ha raccolto 5-10 dollari, arrivando a raccogliere decine e decine di milioni di dollari, poi si è imposto alle primarie ed è stato eletto presidente. Staremo a vedere. Intanto ringraziamo Andrea Deliberato, gli auguriamo ovviamente buon comitato. Grazie ancora. Grazie a te.